cominciamo perfetti. Sapete che l'opera e i due timi di Nino Rota sono 40 anni dalla morte dell'autore e il libretto è della grandissima sceneggiatrice Suso Cecchi D'Amico, e qui con noi abbiamo due delle figlie di Suso Cecchi che sono venute da Roma. Silvia e Caterina, che sono due grandissime personalità del cinema italiano e sono venute per vedere insieme con noi questo spettacolo. Abbiamo creduto moltissimo in questo progetto che ci è stato raccontato e presentato da Luca Valentino, che è il regista dello spettacolo, che voglio ringraziare personalmente perché ha avuto la bellissima idea di provare a fare in modo che quest'opera, che era nata con l'idea di rappresentare ciò che poteva appunto avvenire in un cortile di una casa popolare, allora ha deciso di portarlo proprio qui. La città è fatta di queste cose, è un quartiere popolare, è anche questo, e dobbiamo cominciare a dircelo, a raccontarlo, a crederci, perché la città cambierà se crederemo che anche da qui, specialmente a partire da qui, il cambiamento è possibile. La musica ci aiuta, non basta, è importante, il teatro pure, serve che poi in scena entriamo anche noi, ed è per questo che siamo questa sera qua insieme. Grazie. Scarpe ho risuonate, quanta gente è qui passata, è discesa e risalita per le scale della casa. Sono qui, semplice spettatore della vita degli altri. Da tant'anni che qui siedo, tutto sento, tutto vedo, dentro i cuori e nelle stanze, i segreti e le speranze, tutto so. Che si chiama Maluccia. Ciò, lei è abbastanza carina, così, senza pepe, si intende. Ella non sa mai quanto lo ama. Thank you.